Oggi mi trovo al campus Lincoln qui a Palermo e sono con un responsabile di questo campus che è il signor Giuseppe Tumminelli. Buongiorno. Buongiorno. E siamo qui, dove siamo in questo momento? Alla reception? Questa è la reception, cioè il punto nevralgico di tutte le attività del campus. Campus perché concentriamo nello stesso luogo fisico diversi servizi, i servizi di istruzione a diverso livello fino all'università, i servizi di ristorazione, i servizi sportivi, tutto ciò che riguarda la sala conferenze e la convegnistica. Quindi all'interno dello stesso luogo fisico, in uno spazio diciamo abbastanza luminoso, aperto alla cittadinanza grazie a uno strumento di convenzionamento con l'amministrazione, riusciamo a gestire questi servizi. Siamo ancora un cantiere aperto, nel senso che i lavori proseguiranno ancora per qualche anno, però già in gran parte delle strutture siamo operativi. Per cui qui all'interno ci sono degli istituti paritari, però ci sono anche sedi di altre, per esempio la facoltà di scienze motorie e anche, mi diceva poco fa, un polo decentrato di Unitelma Sapienza di Roma per i corsi di economia e giurisprudenza. Noi abbiamo qui i licei, gli istituti tecnici e poi, come diceva lei, la facoltà di scienze motorie che da più di un anno ha sede unica presso il nostro campus. Facciamo un giro così vediamo un pochettino cosa c'è all'interno, anche se, come abbiamo già detto, è ancora in fase di costruzione perché ci sono dei cantieri aperti. Ma avete idea di fare qualche altra cosa? Al momento stiamo realizzando gli spazi per il nido e la scuola materna, nido aziendale e scuola materna. Successivamente verrà realizzata la piscina, la palestra e altri tre campi da tennis. Ma se qualcuno volesse venire qui a fare tennis, c'è la possibilità esternamente, come deve fare? Basta chiamare la reception e può prenotare il campo. Dicevo, noi interveniamo in un'area con destinazione specifica a servizi scolastici. Lo strumento di convenzionamento permette all'amministrazione comunale di godere di strutture che per motivi probabilmente di bilancio non riesce a realizzare, ma manteniamo la valenza pubblica della costruzione e dell'iniziativa. Poco fa lei ha detto nido aziendale? Eh sì, perché noi abbiamo circa 50 dipendenti, per lo più donne e mamme con figli piccoli, quindi è un'esigenza di tutte le mamme quella di portare i bimbi al nido o alla scuola dell'infanzia. Noi cercheremo di rendergli questo, non dico problema, ma questa difficoltà qualche volta, costruendo all'interno della scuola stessa il nido e la scuola materna per i loro figli. Ecco. Andiamo a fare un giro. Siamo su uno dei tre campi da tennis, ma questo campo dove siamo in questo momento, che tipo di campo è? Questo è un campo in play it, un brevetto tutto italiano. Sono campi, diciamo, che permettono alla nostra scuola tennis di poter essere gestita, non dico 24 ore al giorno, ma sostanzialmente hanno bisogno di pochissima manutenzione e quindi non ci sono tempi morti tra un turno e un altro. Sono di recentissima costruzione e praticamente fanno parte del progetto Campi Veloci della Federazione Italiana Tennis, con il quale si cerca di sviluppare più tornei possibili in queste superfici, perché in tutto il mondo l'80% forse dei punti viene attribuita su superfici di questo tipo. Così i nostri ragazzi, andando in giro per l'Europa e nel mondo, hanno la possibilità di giocare sulla stessa superficie nella quale si sono allenati. È anche comodo quando piove, che si asciuga velocemente. Si asciuga molto velocemente, insomma, soltanto aspetti positivi. Certo, forse è un po' più invasivo per le articolazioni, ma non per i giovani, ma forse per noi. Come noi. Però insomma è fatto per la scuola tennis, quindi diciamo, noi siamo diciamo, un dettaglio. Ecco. A proposito di scuola tennis, come funziona qui? La scuola tennis è gestita dal maestro Alessandro Chimirri e dal maestro Cinà. Bambini dai 5 anni in su con turni o bisettimanali o trisettimanali. Il maestro Cina è anche il coach di Roberta Vinci, una delle prime giocatrici del mondo, e si allena in queste superfici o quando deve preparare il torneo in terra nell'altro campo che abbiamo. Ecco.
facilissimo iscriversi, basta telefonare, insomma, in base al livello poi verranno inseriti in un corso adatto. Noi siamo qui, non stiamo tenendo una lezione, vero? No, purtroppo no, per un insegnante, per un docente è sempre il momento più bello quello di insegnare. Oggi siamo qui per presentarvi un altro spazio del campus, la nostra aula magna, sala conferenze, auditorium, nella quale la facoltà di scienze motorie permette ai studenti di presentare le tesi di laurea e nella quale noi organizziamo qualsiasi tipo di conferenze su richiesta della clientela. Uno spazio di 300 posti a sedere, molto luminoso, molto bello a mio parere, è un servizio in più che offriamo sia ai nostri clienti ma a tutta la città, tutta la collettività. Abbiamo fatto anche dei concerti, organizzato concerti. Ma qui dentro? Qui dentro, sì. Avete tutto questo? No, certo, sì, si crea uno spazio ad hoc per i concerti. La sala si presta perché acusticamente è stata progettata e realizzata per tener conto anche di eventi musicali. Ma infatti stavo notando l'acustica di questa stanza, mentre noi stiamo parlando sento che non è male. Non è male perché sono dei pannelli, diciamo, di controsoffitto che permettono di insonorizzare e al tempo stesso di, diciamo, migliorare l'acustica dove è possibile. Abbiamo fatto il giro del campus Lincoln, siamo arrivati alla fine perché siamo nella parte che ancora ci sono i lavori in corso, si costruirà una piscina, una palestra e poi siamo seduti in questi gradini che sono i gradini di un anfiteatro. Esattamente, questo è un anfiteatro che permette di ospitare eventi all'aperto, al momento utilizzato per gli allenamenti dei nostri studenti che cominciano a fortificarsi le gambe. Però è uno spazio aperto di circa 300 posti, un open space come lo definiamo noi, che permette concerti, rappresentazioni teatrali e manifestazioni di qualsiasi tipo, però all'aperto. Ecco. Adesso siamo tornati, avete visto la puntata di Super Giù e urlando vi faccio sentire cosa poi ve lo traduco. Ci vediamo alla prossima puntata. Senti, ma questa scuola ti piace? Ma sei bravo o sei un po' asinello? Me la dai la zampa, che ti saluto. Otto la zampa. No, otto la zampa. Sa, 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 sa. Perché mi devi alzarmi? Ci sei? Otto, otto, otto. 8, non mi fare brutta figura, 8, soprattutto è duto. 8, che cos'è questa associazione? Ricominciamo. No, non andare la tua fidanzata. Seduto, 8. 8, seduto. Ho perso il vicepresidente. Ti stavo girando, il vicepresidente se n'è andato. Seduto, seduto, 8, dai. No, e non ci casca più. Me la dai la zampa, amore. Me la dai la zampa, 8. Fai schifo, non me la vuoi dare. Passo la parola al vicepresidente che si deve avvicinare a me, a meno che... No, posso avvicinare. Vabbè. Ah, un po' l'ho bevuto. La colonna di San Domenico. Ti trovi a dover preparare in stretto arco di tempo qualche pietanza e di conseguenza... Continua ad allontanarsi. No. Scappa. Lo stai riprendendo, vero? Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa. Questo programma è stato offerto da Rio Detergenti.